Venerdì 7 giugno, in 100 secondi, le breaking news di Alice Chan. Le ultimissime ore di campagna elettorale per le elezioni europee. In circa 373 milioni al voto in 27 stati membri per eleggere 720 parlamentari. In Italia si terranno anche le elezioni regionali in Piemonte e le amministrative in 3700 comuni, tra cui 27 capoluoghi di provincia. Seggi aperti da domani alle 15 fino a domenica alle 23. Dal cluster Alice, un'importante iniziativa umanitaria, è partito dal terminal Automar di Gioia Tauro uno scanner mobile di ultima generazione nell'ambito del progetto del governo italiano Food for Gaza. Lo strumento, trasportato da una nave del gruppo Grimaldi, giungerà a Cipro e favorirà la fornitura di aiuti alimentari alla popolazione palestinese. Ora una notizia che interessa il futuro tecnologico europeo. Scoperto in Norvegia un vasto giacimento di terre rare. Si stima che il deposito contenga circa 9 milioni di tonnellate di questi metalli essenziali. La prima fase estrattiva potrebbe iniziare nel 2030 con un investimento iniziale di circa 900 milioni. Una notizia di cronaca: grave incidente questa mattina sulla tangenziale di Milano, coinvolti un camion e un'auto, morti sul colpo due giovani di 27 e 29 anni, mentre altri due giovani di circa 20 anni sono stati ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire le dinamiche. L'Italia sportiva si ferma nel pomeriggio per seguire l'incontro al Roland Garros fra il nuovo numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner e il campione spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner è il simbolo dell'Italia vincente e sta trascinando a successo il tennis italiano, già in finale a Parigi nel singolare femminile e nel doppio maschile. In chiusura i mercati finanziari, mattinata all'insegna della debolezza per le borse europee dopo il taglio dei tassi della BCE, il primo dall'era pre-Covid, a condizionare agli investitori la cautela dell'istituto sulle prossime mosse. Spread sui 132 punti, sul valutario euro poco mosso sotto quota 1,09 dollari. È tutto per le breaking news di oggi, buona giornata.